Buongiorno a tutti. Allora, come potete vedere, siamo nel mio bagno con questa bellissima tendina. Mi sono sistemata e nonostante la scarsa luce, mi è accappatoio. Volevo fare un video sulla mia skincare routine, almeno mattiniera, ok? Non è proprio mattina, sono le 10. Ho messo a fare brodo, lavatrice, adesso le bimbe, una dorme, l'altra no, però forse riesco a farlo. Allora, quando io la mattina riesco, perdonerete la luce, ho questo bellissimo color giallo ittero. La fascia dei capelli mira a nascondere i capelli alla Maradona, però ho cambiato tutta la routine per i capelli e poi vi infatti vedete vi dirò. Comunque, la prima cosa oggi voglio cambiare. Io di solito come detergente uso questo della Lerac, che è il Demaquillant Pure Te, un gel mousse viso e occhi, e devo dire che lo sto usando da parecchio e guardate, ne ho consumato davvero pochissimo, mentre stamattina però mi trovavo qui con questo, che è della Bionica, il Triderm, che è un, io lo uso per le bambine, è un detergente sia per il viso che per il corpo, che è proprio per le pelli sensibili e facili agli arrossamenti. Allora, io ieri mi sono esfoliata un po' troppo la pelle ed è strano perché io uso questo della Canebo, il Silky, il Silk Peeling Powder, e non lo so perché mi sono ritrovata più arrossata qui sulle gotine e quindi ho detto è meglio di no. Quindi la prima cosa da, ho detto voglio provare com'è, la prima cosa da fare, inumidisco il viso, do giusto una pompatina e mezza, ha una consistenza molto lattiginosa, vedete? Mi ricorda le bimbe, ha un odore molto delicato, assolutamente non aggressivo. Lo massaggio, le zanne le ho già lavate, ne ho messo anche troppo, andrebbe anche mezza pompatina per il viso. Sono abituata con le bambine. Mi risciacquo. Ok. Si risciacqua molto molto velocemente. Adesso mi asciugo il viso, cercando di non strofecare, come si suol dire, bensì tamponare. Ok, ora va bene, risistemo la fascia, i capelli sono puliti, quindi è normale che la fascia vada indietro in questo modo. Ora, morbida, molto tesa. Allora, contorno occhi naturalmente, All About Eyes Rich, qualcuno piange, lo metto sugli occhi, arrivo, questo è un piccio di sonno perché non riesce a dormire, lo metto sugli occhi, così. Dopodiché io in questo periodo sto testando questo, il Visionaire di Lancôme, il siero. Ne metto due pompate, lo scaldo e poi lo applico. Nonostante questo siero possa essere messo anche sugli occhi, io non, ecco, si è già assorbito. Assorbe molto velocemente, ma non mi sta facendo un granché di piacere. Ho smesso. Dopodiché, dopo vi farò una recensione, metto la Super Defense, che sembra non voler finire mai. Ok, ne approfitto visto che non vedo l'ora di finirla. Non è uno spreco, ma ne approfitto e mi idrato anche
mani. Dopodiché, l'ultima cosa che mi rimane da fare è idratare le labbra. E io sto usando questo della Bionica che non mi fa impazzire, si chiama Proxera ed è un lipogel, ecco, mi è caduto anche il detergente, che ha questo applicatore che a me non piace, è per quello che non mi fa impazzire, però ho un po' di crema qui, però dà questa finitura un po' lucida. Ecco qui, ora pettinerò questi indomabili capelli. Quindi questa è la routine che io faccio. Vorrei cercare di girare, mamma che belle occhiaie viola che ho stamattina, eppure ho dormito. Vorrei cercare di girare un paio di video perché mi sono arrivati un paio di ordini, tra cui finalmente le BB cream. Quindi per il momento vediamo come va la mattinata e vi farò sapere. Buona giornata a tutte.